Allora, saranno con noi in questa prima parte della discussione Fabio Melilli, che è il Presidente della Commissione Bilancio della Camera. Presidente, accomodati pure. Francesca Mariotti, Direttore Generale di Confindustria. Seduta libera, un po' come era quando andavamo al cinema e non c'era il posto prenotato già col numero. Bernardo Mattarella, che è l'amministratore delegato del Mediocredito Centrale. E Andrea Montanino, capo economista, direttore strategia settoriale e impatto di Cassa Depositi e Prestiti. Ben arrivati. Renato, scegli la formula che preferisci. Ma io farei una breve introduzione e poi avviamo i lavori. Allora, innanzitutto i ringraziamenti. Il sottosegretario Garofoli che ci ha onorato della sua presenza, l'AIGI, il presidente catalano, l'avvocato Martellino, che hanno voluto con noi organizzare questo evento e mettere insieme le loro esperienze con le nostre e soprattutto ascoltare anche il versante istituzionale, che sarà di grande aiuto per interpretare il ruolo che tutti noi dobbiamo avere in questa fase di transizione. Anch'io mi voglio unire al saluto a Giovanni Falcone e a Paolo Borsellino, due grandi servitori dello Stato, ma anche a tutta la scorta, a Francesco Morvillo. Oggi è una giornata per tutti noi estremamente importante. 30 anni di una storia che ancora forse non si è neanche chiusa, ma che ha lasciato le ferite indelebili sulle nostre coscienze. Io di origine siciliana passo regolarmente tra Cinisi, Carini e Capaci, proprio in quel tratto di strada dove, alzando lo sguardo, si vede la costruzione, una piccola costruzione da cui partì tutto e sulla quale è stata ormai da tanti anni scritta una parola che evidentemente per tutti noi è il simbolo della resistenza, cioè no mafia. Questo è un altro giorno, un giorno della trasformazione, della ripartenza. E per ripartire abbiamo scelto una struttura finanziaria importante, il PNR, che per trasformare il Paese come tutti vorremmo probabilmente è una condizione necessaria ma non sufficiente. Oggi di liquidità cosiddetta pubblica, di intervento pubblico ce n'è forse fin troppo. Abbiamo appunto il PNR, le risorse impiegate dalle agenzie di sviluppo e dagli istituti nazionali di promozione, i fondi della programmazione europea, il fondo di coesione e sviluppo, i tanti incentivi fiscali e il programma Industria 4.0. Sono tutte condizioni necessarie, ma forse non sufficienti per poter trasformare il Paese e fare in modo che la crescita non sia congiunturale, ma che sia strutturale e che quindi si mantenga nel lungo periodo. Io penso che ci siano almeno altri due fattori rilevanti che certamente verranno discussi in questa giornata, ma che saranno fattori rilevanti nella definizione del piano. Innanzitutto l'implementazione delle riforme strutturali, giustizia, pubblica amministrazione, fisco, dalle quali nasce la credibilità del Paese, e un mercato di capitali e di investimenti privati, direi, e nazionali. Privati e nazionali. Questo è un punto centrale. Le modalità con le quali saranno attuate le mission del PNR, chiamo PNR per evitare questa cacofonia che ormai siamo spesso abituati a, avranno un impatto rilevante sia sulle aspettative di mercato e condizioneranno le scelte di investimento del capitale privato. Per trasformare il Paese avremo necessità sia di una completa attuazione del PNR, sia di massicci investimenti privati di matrice nazionale ed internazionale. In questo senso il PNR e il capitale privato viaggiano su due binari paralleli e la sinergia tra la strategia pubblica e i trend di investimento privato saranno il banco di prova. Per cui osservare gli interessi crescenti degli investitori di capitali privati è elemento che la parte pubblica, e lo vedremo forse anche con qualche intervento di oggi, dovrebbe considerare per valutare i nuovi scenari ed un'eventuale ipotesi di riforma. Si parla oggi di come affrontare i nuovi scenari del PNR. È chiaro che il PNR contiene già in sé
una buona porzione di ciò che il capitale privato in questi anni ha fatto, ha investito e impiegato risorse nel Digitech, nella transizione ecologica, nell'healthcare, cioè in quei settori che oggi rappresentano le mission del PNR, quindi in qualche modo segue, oltre che anticipa, diciamo, determinate scelte del capitale privato. Tuttavia non si possono ignorare gli elementi che ostacolano la convergenza tra obiettivi e strategie di matrice pubblica e le esigenze del capitale privato e che hanno modificato gli stessi presupposti sui quali è stata concepita la struttura dell'intervento pubblico. Ci riferiamo ai rincari, come abbiamo già osservato, delle materie prime, agli aumenti dei costi delle energie che hanno influenzato i costi dei progetti di realizzazione dei progetti del PNR, alle difficoltà amministrative e burocratiche che evidentemente hanno rallentato la capacità di spesa, a una certa mancanza di chiarezza e di unità sul piano nazionale in merito agli obiettivi del Green Deal. Oggi, a causa, diciamo, di quello che sta accadendo, c'è una certa, come dire, incertezza nel mantenimento della strategia, diciamo, di sostenibilità, di climate change, rispetto a scelte che evidentemente sono di carattere congiunturale, ma che impattano anche su quello che può essere, diciamo, che amputano, diciamo, in qualche modo gli investimenti di capitale privato in determinati settori. In conclusione, con riguardo all'attuazione del PNR, sarebbe opportuno che gli attori pubblici rispondano innanzitutto all'esigenza di certezza normativa e di riforme strutturali, cosa che sta avvenendo, devo dire, con grande, diciamo, impegno da parte dell'attuale governo, che osservino con attenzione i trend di investimento del capitale privato per capire dove si vanno a collocare le nuove risorse finanziarie e che potenzino gli strumenti di cui si serve il capitale privato nazionale per attuare i propri piani di investimento del Paese. Dico questo perché c'è un crescente interesse degli investimenti in asset, in cosiddette asset class alternative, e cioè titoli non pubblici. Noi sappiamo bene che c'è ci sono due grandi, come dire, settori su cui confluiscono le grandi risorse finanziarie, quelle dell'equity e quello del debito. L'equity è oggi, diciamo, largamente drenato da titoli quotati, cioè dagli investimenti in borsa, e quindi c'è sempre stata un'inferiore attenzione da parte degli investitori istituzionali in quelli che chiamiamo oggi i cosiddetti investimenti alternativi, che per oggi raccolgono gran parte delle risorse finanziarie tramite svariati canali. Pensiamo agli investitori retail, ai fondi pensione, alle casse di previdenza, alle assicurazioni, quella che chiamiamo economia reale, cioè quella che chiamiamo economia delle infrastrutture, l'economia delle imprese non quotate, quelle che più difficoltà hanno a raggiungere, diciamo, i canali di investimento. Qua abbiamo due protagonisti, diciamo, Mediocredito Centrale e il Fondo Italiano Cassa Depositi e Prestiti, sono stati negli anni, diciamo, attori principali nel raccordo tra le difficoltà della media impresa italiana e le fonti di finanziamento pubblico-privato. Qualche numero. E poi c'è, scusate, il grande crescente interesse dei fondi di investimento internazionali sui nostri asset strategici. Noi abbiamo la presenza di continui, abbiamo registrato, diciamo, in questi mesi, la presenza di un interesse crescente dei fondi internazionali rispetto agli asset strategici nazionali. Lo abbiamo visto in molte circostanze, nelle ultime operazioni con Autostrade, con Open Fiber, con FiberCop, con l'operazione STM. Ci sono tante operazioni strategiche in cui i fondi internazionali suppliscono forse a quella che è la carenza, la mancanza di una piattaforma ampia di soggetti privati, di capitale privato, e quindi al netto del ruolo che sta svolgendo egregiamente Cassa Depositi e Prestiti, ma che evidentemente sono necessarie per poter diciamo, come dire, accompagnare non solo all'implementazione dei progetti, ma anche alla crescita del Paese. Quindi il Paese ha una debolezza all'interno di un'infrastruttura, che è quella relativa all'assenza o comunque alla carenza di strutture finanziarie, diciamo, istituzionali o comunque strutture finanziarie italiane, nazionali, che in qualche modo accompagnino le partnership che saranno poi implementate con i progetti del PNR. Questo lo dico perché è un tema di cui molti abbiamo dibattuto in questi anni, ma che probabilmente è rimasto sempre solo tra gli addetti ai lavori.
diciamo che, concludendo nuovamente, se in questa fase la ripresa degli investimenti in Italia non desta preoccupazioni, anzi registra un forte incremento, considerando che nel 2021 ci sono state 705 operazioni di M&A per un controvalore di quasi 90 miliardi di euro, ciò che va attenzionata è appunto, come dicevamo, la carenza di operatori specializzati nazionali, e cioè di fondi di investimento con dimensioni tali che siano in grado di apportare risorse per l'implementazione e lo sviluppo di progetti strategici, imprenditoriali o infrastrutturali del Paese. Sarà quindi centrale il coinvolgimento in tali progetti non solo dei nostri investitori istituzionali, ma anche del risparmio previdenziale, delle casse di previdenza, dei fondi pensione, dei fondi sanitari, delle ingenti risorse del comparto assicurativo, nonché delle risorse private provenienti dal mercato retail e dai family offices. Parliamo evidentemente di una, diciamo, massa imponente che oggi è largamente, se non quasi esclusivamente, destinata ai mercati internazionali. Non riusciamo a trattenere neanche una minima parte. I dati di Covid sono, diciamo, estremamente chiari. Le casse di previdenza non hanno una regolamentazione sulla politica di investimenti cogente, i fondi pensione che organizzano la previdenza complementare dispongono di regole di matrice europea, ma che sono caratterizzate da una governance da aggiornare e da una frammentazione eccessiva. Sono oltre 400 i fondi tra preesistenti e negoziali e gestiscono quasi 200 miliardi di euro. Oggi l'esposizione delle casse di previdenza e dei fondi pensione verso il sistema delle imprese non quotate e delle infrastrutture è complessivamente inferiore al 5% dei quasi 400 miliardi di euro di patrimonio. Questo è il dato, diciamo, attuale. Complessivamente, al netto degli investimenti immobiliari e dei titoli di Stato, le risorse finanziarie destinate alle imprese italiane vengono calcolate da Covip in 13 miliardi di euro, 11 nel 2019, suddivise in 7 miliardi investite dalle casse di previdenza e 5 miliardi impiegate dai fondi pensione. Sulle assicurazioni mancano ancora dati precisi, ma la situazione è analoga. Sapete che le assicurazioni gestiscono 700 miliardi al netto delle riserve tecniche, hanno patrimoni, diciamo, da investire per oltre 500 miliardi. Quindi è un circolo vizioso: aziende piccole, sottocapitalizzate che utilizzano il TFR come riserva di liquidità, previdenza complementare sottodimensionata, casse e fondi legate a logiche di investimento tradizionale e capitali istituzionali insufficienti per alimentare la crescita delle imprese in assenza di robuste iniezioni di capitale privato. E quindi si torna al punto di partenza. La speranza è che anche grazie ai fondi del PNR si rompa il circolo vizioso e il risparmio degli italiani e degli italiani sia istituzionali che privati, attraverso, diciamo, i nuovi canali di distribuzione, contribuisca alla crescita del sistema paese. Il successo del PNR sarà acclarato quando e se gli obiettivi strategici di matrice pubblica ivi contenuti saranno preceduti o seguiti da investimenti di capitale privato. E su questo punto che penso si debba aprire un dibattito in mattinata. Eccoci qua, siamo qui a posto, Renato. Grazie. Accomoda, iniziamo subito la nostra conversazione. So che il sottosegretario Garofoli deve andare, lo salutiamo, lo ringraziamo per essere stato con noi stamattina, buon lavoro. Allora, i temi che Renato Giallombardo ha posto alla nostra attenzione sono temi importanti. Io procederei così, Renato, resta con noi per questa chiacchierata. Io comincerei da Francesca Mariotti, perché credo che il punto di vista del mondo dell'impresa italiano risulti immediatamente essenziale a questa nostra discussione. Poi sentiamo cosa ne pensano due protagonisti del sistema economico-finanziario come Mattarella e Montanino, e poi chiediamo al Presidente Melilli di chiudere un po' il nostro primo giro. Ma se teniamo tutti un po' di tempo a disposizione, quello che vedete lì, cominciamo. Francesca. Allora, innanzitutto devo spingere. Dovrebbe partire da solo magicamente. Eccoci, ci siamo. Innanzitutto buongiorno e grazie per questa occasione di confronto. Ma innanzitutto partirei dal ricordare che il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e prima ancora appunto Next Generation EU è un'occasione assolutamente cruciale per diversi motivi. Li sintetizzerei, diciamo, in tre punti di attenzione. Il primo, è la prima volta che l'Europa emette un debito comune
E questo è un tema appunto centrale, e l'Italia è il primo diciamo, paese a usufruire di questo debito comune. Per certi aspetti siamo quindi degli osservati speciali come Stato, e la buona attuazione appunto del piano del nostro PNRR avrà un impatto anche in termini appunto europei. Cioè è un po' un banco di prova per l'Italia, ma è un banco di prova anche e soprattutto per la diciamo per l'Europa che sarà, per l'Europa che vorremo che ci sia. Il secondo punto della diciamo della strategicità del piano nazionale del PNRR è proprio invece un po' una dimensione tutta nazionale. Abbiamo sentito in tutti gli interventi che mi hanno preceduto ovviamente della portata riformatrice e trasformatrice anche del PNRR. E su questo un po' ci giochiamo sicuramente, voglio dire, un tema importante, perché il piano, al di là diciamo, dei driver green digitale e riduzione dei divari, sicuramente ha l'obiettivo ovviamente di attraverso questa, un po' questo grimaldello condizionante, no? Cioè si somma peraltro alle raccomandazioni specifiche che la Commissione aveva sempre dato, soprattutto in termini di riforma, e quindi ha l'obiettivo in qualche modo di superare quelli che oramai tutti definiamo un po' i colli di bottiglia, riforme che per 30 anni non sono state fatte, e rendere sostanzialmente il paese più attrattivo, attrattivo ai capitali esteri, attrattivo alle imprese, ma anche e soprattutto attrattivo ai giovani. Prima abbiamo sentito il numero, come dire, la flessione del numero dei giovani iscritti, soprattutto nelle materie giuridiche, ma consentitemi una battuta non tanto personale, diciamo che l'Italia purtroppo vive un grande esodo di giovani. E l'esodo di giovani è sostanzialmente perdere questo capitale, significa perdere un capitale in innovazione, in capacità di innovare. Insomma, per un paese che vive di manifattura, questo è un tema sicuramente non assolutamente secondario. Quindi la capacità di trasformazione del paese. Le cause sono antiche, bassa produttività, investimenti pubblici insufficienti, insomma se ne potrebbe parlare a lungo, però questo è uno degli aspetti su cui sicuramente dobbiamo puntare. Terzo è un tema che fino ad ora non è stato in qualche modo citato, ma l'attuazione del PNRR e la completa attuazione del PNRR è importante anche proprio per lo sviluppo di quel potenziale di crescita a cui dobbiamo comunque guardare con molta attenzione, soprattutto in un paese che ha raggiunto livelli di debito pubblico particolarmente elevato. Debito pubblico che ha raggiunto il 150,8% a causa della pandemia è forse necessario, ma insomma aveva alti livelli di debito pubblico anche prima, e una particolare attenzione a questo aspetto, visto che insomma, voglio dire, la BCE ha già annunciato, come dire, di non voler, come dire, di rivedere appunto le linee di azione, e soprattutto in un momento in cui lo spread, termine che in questi due anni non ne avevamo per fortuna appunto più sentito parlare, in qualche modo torna a far capolino. Quindi io credo che gli obiettivi e l'apporto di tutte le forze economiche e sociali per la buona riuscita del piano nazionale sia appunto fondamentale, proprio perché ci giochiamo una partita importante a livello nazionale ma anche a livello europeo. È evidente che vi sono delle criticità congiunturali. Ne è stato fatto appunto riferimento anche prima, difficoltà di reperimento di materiali, parlo del lato ovviamente investimenti del piano, ma non è l'unico, e anzi credo che appunto il piano riformatore, diciamo, delle riforme sia a tratti ben più importante del lato, come dire, della seconda gamba degli investimenti del piano.
ma vi sono sicuramente delle difficoltà congiunturali, quindi shortage di materie prime, rincaro dei prezzi delle materie prime e delle prezzi energetici, che stanno in qualche modo mettendo un po' a rischio tempi e modi di attuazione del piano, perché è evidente che avere una penuria o carenza o tempi lunghi, voglio dire, di approvvigionamento delle materie mette a rischio la possibilità di attuare e di definire gli interventi nei tempi previsti. Vi sono poi delle criticità in qualche modo un pochino più strutturali, perché se penso a tutte, voglio dire, l'attuazione che viene affidata sostanzialmente agli enti territoriali, agli enti locali, insomma, parliamo di circa 70 miliardi su cui voglio dire c'è una capacità di elaborazione progettuale, di attuazione progettuale, dove gli enti territoriali, mettiamolo in positivo, potrebbero in qualche modo fare un po' fatica, se non dotati ovviamente di personale adeguato. Insomma, voglio dire che c'è un tema, voglio dire, su cui dobbiamo monitorare con molta attenzione. Non voglio essere allarmista, ma insomma c'è una criticità sicuramente su cui è bene focalizzare l'attenzione, proprio per prevenire prima ancora, che curare. Quindi questo è un tema sicuramente necessario. Il tema però più importante, su cui io credo che valga la pena soffermarsi, è un po' il tema delle riforme, perché questo piano per la prima volta, come dire, intreccia con una veramente, secondo un po' una trama allordito, no? Interventi nell'economia con le riforme. E sulle riforme qui non posso non lanciare un po' un grido di preoccupazione, perché notiamo un po' un impulso un po' fiaccato, quindi abbiamo assolutamente ben accolto quest'altrettanto grido di lanciato dal governo, dal Presidente del Consiglio, in particolare voglio dire sul disegno di legge per la concorrenza, ma un po' notiamo un certo rallentamento o un rischio anche di annacquamento delle riforme, cioè riforme che abbiamo il timore che al di là della forma poi vi sia una sostanza di interventi che non siano così decisivi, ma che possano essere per certi aspetti un po' interventi, passatemi il termine, ai margini. Ditemi voi quando posso continuare. Quello è il tempo, il tempo che abbiamo per tutta la chiacchierata. No, assolutamente, non voglio, quindi, ma insomma, passo la parola. No, ecco, certo che a queste preoccupazioni aggiungiamo il fatto che siamo ampiamente entrati nell'ultimo anno della legislatura, la scena si complica. Ora, ai temi che Francesca Mariotti ha appena evocato si collegano quelli proposti in apertura da Renato Giallombardo. Io chiederei innanzitutto a Bernardo Mattarella di aiutarci a capire se questo tema è affrontabile, quello delle risorse private combinate con quelle pubbliche. Vorrei conoscere la sua valutazione, perché anche questa è una questione rilevantissima da misurare intanto sullo stato attuale delle cose. Sì, intanto grazie a tutti, grazie Renato, grazie ai UI e all'AIGI per questo invito. Io vengo da un mondo in cui Mediocredito Centrale è una banca pubblica che si occupa di gestire interventi di politica economica attraverso strumenti agevolativi, ma anche attraverso l'erogazione diretta del credito, con un mandato particolare, il sostegno al credito delle piccole e medie imprese, con particolare riferimento al Mezzogiorno. Fa parte il socio al 100% di Mediocredito Centrale in Invitalia, quindi diciamo che all'interno di questo conglomerato vengono gestite tutte le agevolazioni a carattere nazionale, quasi tutte le agevolazioni a carattere nazionale che hanno come riferimento le imprese. Questo mondo vive di sostanzialmente partenariato tra pubblico e privato.
vengono sostenuti investimenti privati da tutto questo mondo. Ed è quindi assolutamente, diciamo, da investire e da analizzare la questione dell'incrocio, del matching fund tra gli investimenti pubblici e gli investimenti privati, soprattutto con riferimento al mondo, scusate, lo faccio è mio, il nostro mondo identitario, che è quello delle piccole e medie imprese. Noi abbiamo un sistema di piccole e medie imprese in Italia che è sottocapitalizzato, che vive in modo assolutamente bancocentrico, lo dico da amministratore delegato di una banca, quindi non faccio proprio il mio interesse, però è troppo bancocentrico il sistema delle piccole e medie imprese italiane, in un contesto in cui, e questo è un altro mantra che ci ripetiamo spesso, tutto manca in questo paese tranne che le risorse. Che ci porterebbe a chiederci perché? Assolutamente. Facciamo due numeri. Noi abbiamo questo piano di ripresa e resilienza che vale circa 220 miliardi, compreso il fondo complementare. La programmazione del prossimo settennio comunitario prevede circa 150 miliardi per l'Italia. Di tutti questi soldi, circa 190 miliardi sono destinati alle regioni del Mezzogiorno. Quindi è una questione di procedure, non è tanto una questione di disponibilità di risorse. E torniamo al discorso che si faceva prima. La stagione delle riforme è fondamentale, perché spendere in 5 anni, anche con tecnicalità particolari, tipo progetti sponda, per chi vive in questo mondo sa di che cosa parlo, e spendere 220 miliardi in 5 anni non è complicato. È complicato farlo secondo le regole che dobbiamo rispettare. Quindi è complicato farlo in un framework che deve diventare il nuovo sistema italiano, quindi senza soluzioni, diciamo, di pronta beva, come per così dire, ma con interventi strutturali che consentano, quando saranno finiti questi soldi, che consentano di continuare nello stesso modo a investire sia da parte del pubblico che da parte del privato. L'esperienza, una piccola annotazione, poi passo la parola per rispettare i tempi il più possibile, un piccolo riferimento all'esperienza, diciamo, dell'emergenza della pandemia, con riferimento al mondo, diciamo, con cui ci confrontiamo ogni giorno, che è quello delle piccole e medie imprese, mi vengono in mente alcuni concetti, spesso, troppo spesso, poco frequentati nell'ambito del lavoro che facciamo. Scambi, condivisioni, attività e anche emozioni, che sono empatia nei confronti dei nostri beneficiari. Cioè, noi non abbiamo spesso come riferimento la carne viva dell'impresa che noi andiamo a sostenere, ma abbiamo semplicemente procedure da seguire, abbiamo rendicontazioni da riempire e abbiamo spesso, troppo spesso, poco riferimento all'oggetto di cui noi ci stiamo occupando, che è la crescita del sistema delle piccole e medie imprese e comunque la crescita del paese. Un'altra piccola, solo un flash che mi è venuto in mente prima guardando, ascoltando l'introduzione, i risultati della survey. Io mi concentrerei ovviamente sull'87% degli intervistati che ha detto che questa è un'occasione straordinaria per il paese, però mi interrogherei anche sui motivi e su cosa spinge il restante 13% scusate, a rispondere in maniera diversa. Anche questo è vero. Chiederei a Andrea Montanino di darci il suo punto di vista. Su cosa? Allora,
in realtà abbiamo toccato negli interventi che abbiamo ascoltato vari punti, per cui io credo che questo tema di trovare una formula più efficace per far stare insieme la componente di investimenti pubblici con quelli privati può funzionare un po' da filo conduttore della nostra riflessione. Allora, sì, alcune osservazioni diciamo un po' in ordine sparso rispetto a quello che ho sentito, che si lega ovviamente a questo tema. Noi stiamo mettendo in piedi un piano di trasformazione del Paese nel tempo di un recovery plan. Che cosa intendo? Intendo dire che quando si è pensato il piano, si immaginava uno strumento per favorire la ripresa, diciamo nel breve periodo, quindi siamo nel 2020, la pandemia, quindi smonta l'idea di, diciamo, della necessità di una forte ripresa, in realtà la ripresa avviene nel 2021 senza una lira del PNRR, perché come sappiamo questo parte dopo. E viene costruito un piano in cui si chiede di trasformare l'economia del Paese, ma in tempi molto stretti, in 4 anni, che stressa in maniera straordinaria tutte le nostre regole e le nostre procedure. Un paio d'esempi, parlavo con una collega di un'importante società infrastrutturale a partecipazione pubblica, mi diceva per il loro business il periodo di autorizzazione minimo sono 3 anni, poi devono realizzare le cose, ma noi abbiamo 4 anni per progettare, autorizzare e costruire. Gli enti locali, che citava Francesca, se guardiamo i dati storici della capacità di spesa degli enti locali, il PNRR richiede sostanzialmente un raddoppio di questa capacità di spesa. Il problema è che con le stesse strutture, perché non è che, come dire, gli enti locali, soprattutto i piccoli comuni, si sono particolarmente rafforzati, un pochino, ma insomma. Però chiediamo a questi soggetti di fare il doppio di quello che hanno fatto normalmente, perché questo è. Allora, secondo me, abbiamo chiaramente l'opportunità di avere tante risorse da spendere e da generare un impatto sull'economia. Il rischio vero è di non spendere bene. In un intervento di ormai 15 anni fa, che fece il ministro Padoa-Schioppa all'apertura dell'anno accademico all'Università di Verona, il titolo più o meno era "Spendere meglio, spendere bene". Cioè il tema era l'importanza della qualità della spesa. Allora, se noi abbiamo la necessità, come abbiamo la necessità di aumentare strutturalmente il tasso di crescita della nostra economia, non possiamo pensare che l'obiettivo è solo spendere questi soldi. Dobbiamo farlo nella maniera più corretta, altrimenti avremo sicuramente un 2023, un 2024, 25, 26 con un tasso di crescita un po' più sostenuto, ma poi dopo il 2026 le cose finiscono. Se abbiamo messo troppa carne al fuoco, dopo il 2026 la domanda è come finiamo le opere incompiute, perché comunque avremo messo in piedi dei cantieri e poi finiranno i soldi, e come le manteniamo le opere che abbiamo fatto. Quindi ci sono tutta una serie di questioni su cui, secondo me, l'attenzione che io porrei, che è un po' diversa dall'attenzione che c'è oggi, cioè quella di spendere queste risorse, ma cercare di farlo nella maniera più corretta. E allora è importante il ruolo del settore privato, perché il settore privato può orientare, perché ha ovviamente una conoscenza del mercato diffusa, più di quanto può avere, come dire, chi vive a Roma o chi lavora in un'istituzione pubblica, come sottoscritto in qualche modo, ma può aiutare a orientare verso le cose che servono veramente, sia dal punto di vista delle spese di investimento, sia dal punto di vista delle riforme. Altra considerazione importante, tutta questa mola di risorse del PNRR, allora un pezzo ce li regalano e va bene, ma un pezzo ce li prestano. Quindi, che è anche il pezzo più grande però. Che è anche il pezzo più grande. Allora, se a me prestano dei soldi, io devo assicurarmi che, come dire, il tasso di rendimento di questi soldi che mi prestano è superiore, come dire, al tasso al quale mi vengono prestati, no? E quindi ritorno al fatto che dobbiamo spenderli bene. E in più, comunque non bastano. Il DEF, il Documento di Economia e Finanza del 2021, probabilmente c'è anche in questo, anzi penso che proprio oggi il ministro Giovannini, perché ho visto, mi è arrivato un WhatsApp, presentava il nuovo allegato infrastrutture al DEF, ma nel precedente si fa vedere come
per infrastrutture, ad esempio della mobilità, strade, autostrade, ferrovie, eccetera, le risorse del PNR sono importanti, ma mancherebbero, rispetto alle stime che fa il governo sulla necessità di infrastrutture, circa 70 miliardi di euro. Non so, proprio due lire, no? E quindi è chiaro che bisogna trovare un complemento alle risorse PNRR con risorse private. Ultima considerazione, un po' legandomi a quello che diceva Renato, la capacità di convogliare le risorse private verso qualcosa che genera, che ha un impatto sull'economia maggiore. E quindi c'è tutto il tema del mercato dei capitali che il PNRR, fatemi dire, affronta in maniera molto laterale. Cioè, mi sembra un miliardo di euro che gestisce Cassa Depositi e Prestiti tramite CDP Venture Capital a disposizione, c'è qualcosina per il fondo turismo che gestisce sempre Cassa Depositi e Prestiti, quindi equity per... Però chiaramente, come dire, non è quello il focus del PNRR. Quindi l'idea di utilizzare, diciamo, capitali privati sul mercato dei capitali per favorire la crescita delle imprese, secondo me, è una strada per seguire. Dov'è che il PNRR aiuta? Mi fermo ovviamente sulla parte riforme, perché se io voglio che un investitore metta dei soldi in Italia, sia se è straniero, ma anche un investitore privato italiano che vuole investire nel mercato dei capitali, vuole anche avere un contesto di riferimento, un ecosistema che funzioni. E quindi il pezzo di riforme del PNRR è altrettanto, se non più importante, dei soldi pubblici, perché crea quelle condizioni affinché i capitali possano arrivare. Dunque, grazie Montanino. Adesso, nel coinvolgere il Presidente della Commissione Bilancio della Camera, Melilli, io mi appello alla sua esperienza, perché qui secondo me i casi sono due. Al netto della elegante introduzione che ha fatto Renato in partenza, però o Mattarella, Montanino e Francesca Mariotti sono dei passavano di qua per caso e noi li abbiamo coinvolti in questo dibattito, ma stiamo parlando di cose che loro non conoscono e allora vabbè, prendiamo. Ma siccome non è così, io un pochino, dico un pochino perché in una sede come questa è tutto molto elegante, quindi ci manteniamo in una eleganza verbale che non c'è il caso di smantellare, io un pochino mi preoccupo, cioè... nel senso che le preoccupazioni che con assoluta eleganza loro hanno rappresentato, perché sono persone molto civili, sono questioni strutturali, anche perché il tempo che perché diceva Francesca Mariotti, meglio prevenire che curare. Beh, però noi siamo già dentro questa sfida con un tempo trascorso che comincia a essere quasi uguale al tempo che manca per arrivare fino in fondo. Quindi diciamo siamo in realtà in un momento che già non è più di prevenzione, se proprio vogliamo essere un po' meno, diciamo così, scicchettini nella riflessione, no? Fabio, il tema è serio, mi sembra, o no? Innanzitutto grazie per l'invito, grazie a voi per questa occasione. Mi capita di partecipare a molte iniziative in giro per l'Italia su questo tema. Proviamo almeno, insomma, a dire qualche parola di verità che resta nel campo delle opinioni, non della verità assoluta, ma insomma che può servire a quello che dovrà accadere nel Paese nei mesi futuri. La prima considerazione l'ha fatta Francesca Mariotti con grande competenza. Noi siamo stati spesso oggetto di attenzione europea. Questa volta è ancora di più, nel senso che il successo del PNRR in Italia sarà determinante rispetto al dibattito politico della trasformazione del PNRR in uno strumento permanente. L'Europa di solito ha sempre bisogno di grandi crisi per innovare, però questa volta l'ha fatto e che ci sia, lo vediamo anche adesso con la guerra, ma che ci siano fondi di bilancio europei destinati allo sviluppo e alla crescita per cercare di eliminare quel vecchio vizio per cui noi il patto di stabilità l'abbiamo chiamato sempre patto di stabilità e non abbiamo mai aggiunto la crescita, e credo che sia un fatto determinante. Il PNRR è un buon piano, fatemi fare una difesa, credo sia giusta,
del precedente governo, perché questo piano non è dissimile dal precedente e da quello che è stato costruito dal precedente governo. C'è una differenza sostanziale, che è la prima questione, e che probabilmente è una valutazione personale, anche questa: quel governo aveva meno forza nell'affrontare il tema delle riforme. E la vera novità di questo governo, in linea teorica, poi vediamo che le difficoltà esistono anche in questa occasione, è che questo governo, per la maggioranza che esprime, dovesse avere molta più forza nell'affrontare questioni che nel Paese, diciamola così, insomma, abbiamo evitato di affrontare per lungo tempo. Vedremo come andrà a finire, ma è certamente decisivo la chiusura della partita delle riforme, almeno parlo della concorrenza, parlo delle riforme più importanti, che speriamo il Parlamento possa e la maggioranza possa approvare nel più breve tempo possibile. E fa bene il Premier a ricordarcelo. La seconda questione, la mole di finanziamenti, non soltanto riferiti al PNRR, ma si fa bene a fare riferimento anche ai fondi europei, che speriamo questo Paese sappia orientare in materia coerente a quelli del PNRR, perché sarebbe davvero strano che una parte delle risorse a disposizione le girassimo, diciamo, per altri obiettivi, ma è bene dirlo, perché il Paese nella sua storia ci ha abituato anche a fare cose non proprio coerenti. Questa mole di risorse cade in un Paese che non è in grado di spenderle. Io mi trovo a fare interventi e convegni insieme ad Andrea Montanino, e questa è un'altra verità che noi dobbiamo dirci, che non è una verità assoluta, perché il Paese può spenderli. Il tema è come noi scrostiamo almeno i fondamentali ritardi. Non dico che trasformiamo l'Italia in un paese efficiente in 3 anni, ma insomma scrostiamo qualche ritardo che ci consente di immaginare che la gran parte delle risorse, tutte, se andrà bene, avranno il loro time rispettato e scenderanno a terra nei tempi previsti dal PNRR. C'è ancora un po' di strada da fare, rapida, perché il tempo passa, ma sicuramente c'è ancora un po' di strada da fare. Lo vediamo già nelle prime fasi di attuazione. Noi abbiamo chiesto al Governo, attraverso una norma che il Parlamento ha varato, di consegnare al Parlamento ogni 6 mesi una relazione sullo stato di attuazione. La prima relazione ci è arrivata, è la prima relazione. Non è una relazione di grande significato, perché investiva tra l'altro una fase iniziale, vorrei ricordare a tutti che noi abbiamo utilizzato finanziando opere che erano già previste nei nostri tendenziali, cioè noi abbiamo spostato risorse, tolto risorse che avevamo già programmato negli strumenti di programmazione macroeconomica del nostro Paese, e abbiamo sostituiti con fondi PNRR. Quando abbiamo ascoltato la Banca d'Italia ce l'ha ricordato che gli interventi, perché possano essere volano di crescita in modo un po' più significativo, dovrebbero essere aggiuntivi. Però forse abbiamo fatto bene, perché l'abbrivio, l'inizio, era difficilissimo se dovesse essere stato costruito direttamente con una procedura nuova, e quindi poi vedremo. A me non preoccupa, da un punto di vista economico, che abbiamo utilizzato risorse già previste, sostituito già risorse previste. Mi interessa capire che cosa ci facciamo con i soldi che abbiamo risparmiato finanziando col PNRR interventi. E lo vedremo. Qui le teorie si moltiplicano. Mi pare quella prevalente del governo sia l'abbattimento del debito più che ulteriori investimenti. E ci sta, se vogliamo fare una riflessione sul pericolo che rappresenta il debito nel nostro Paese. Guardate le dichiarazioni di oggi della Comunità Europea, si comprende che la stagione del rientro dal debito non è una stagione così lontana, e speriamo di poterla affrontare naturalmente con una crescita maggiore, perché questo ci aiuta ad evitare politiche che abbiamo già provato nel passato e che non è che hanno dato grande prova di sé. E quindi il tema adesso è spendere bene, anch'io sono molto d'accordo. Io sono molto distante, profonda minoranza, ne sono consapevole, da quelli che parlano solo di fretta della spesa.
Questo è un paese che quando spende di fretta non è che ha speso bene nella sua storia. Però capisco che la tempistica del PNR impone naturalmente il raggiungimento di obiettivi nella tempistica data e quindi la fretta è obiettiva. Penso che abbiamo commesso qualche errore. Lo dico con grande rispetto naturalmente nei confronti del governo e del paese. Però penso che aver assegnato alcuni fondi ad un sistema ministeriale che è sostanzialmente autoreferenziale non faccia non ci fa raggiungere buoni risultati. Dovrei declinarla questa mia affermazione senza che nessun ministro si offenda. È la struttura dei ministeri che è fatta così da sempre. Però proveremo a declinarla con qualche esempio nel quando il governo ci consegnerà la seconda relazione di attuazione. Non credo manchi ma non manchi molto. Dovevano farlo con il DEF, ma poi il governo ha deciso di farlo successivamente. Io penso anche che questo dibattito sul fatto che la guerra ci debba far cambiare il PNRR, io finché non ascolto qualcuno che mi dice come vorrei cambiarlo, lo ignoro. Diciamo, ecco. Nel senso che se qualcuno avanza ipotesi di cambiamento della struttura del PNR ci dicesse come. Qualche idea c'è, qualche riflessione in Parlamento c'è, ma insomma adesso vediamo come lavorare tutti insieme per l'accelerazione e per la buona spesa. Poco investimenti privati, è certo che è così, è certo che è così. Il PNR non ha dato grande attenzione anche al connubio tra finanza pubblica e finanza privata, non soltanto alla creazione di valore che il privato determina in modo molto più significativo del pubblico. E quindi penso che noi abbiamo una piccola occasione, l'abbiamo persa. Se solo avessimo tirato fuori, selezionandoli, perché c'è di tutto, la finanza di progetto che è contenuta nei cassetti del sistema pubblico periferico del nostro paese, scegliendo fior da fiore, forse avremmo fatto un buon lavoro. Non l'abbiamo fatto e se dovessimo correggere qualcosa probabilmente io la correggerei verso una maggiore attenzione al sistema privato, alla mobilitazione delle risorse che scontano, lo dice Renato, io e Renato di questa cosa ne parliamo da tempo senza riuscire naturalmente a dare un senso anche normativo ad alcune novità, salvo i PIR e quello che abbiamo fatto, ma insomma orientare le masse monetarie che si muovono verso l'economia reale e verso il nostro sistema imprenditoriale che come ci è stato ricordato è spesso fatto di piccole e medie imprese, non è un'operazione semplice, richiede anche una fatica in più dei promotori perché è più facile investire in un'azione di Amazon che non in un'azienda italiana che vuole crescere, no? E invece noi dovremmo fare in modo che le normative ci aiutino a spostare anche l'attenzione della previdenza, del sistema di previdenza, delle masse monetarie che il sistema di previdenza mobilita, finito il must dell'immobiliare, insomma, possono essere orientate in modo diverso. Ma questo è un tema. Chiudo, non voglio annoiarvi troppo, perché penso che adesso il tema è come noi giudichiamo il lavoro che si sta facendo. Questo è un paese dove i sistemi di controllo sono una finta spesso. Chi ha modo di vivere la realtà delle pubbliche amministrazioni anche periferiche del nostro paese, ditemi chi esercita il controllo. Noi in Parlamento abbiamo provato a farlo senza grandi ambizioni, ma abbiamo provato nel dibattito interno, in una relazione che abbiamo consegnato al governo, approvata all'unanimità da tutto il Parlamento, di dare qualche linea di indirizzo. Adesso il tema è accorgersi in tempo degli errori. L'avete detto all'inizio, le aziende rispetto alla pandemia non hanno impiegato molto tempo a rigenerare e a riorientare le loro azioni. Il sistema pubblico è un po' più lento. I tempi del sistema pubblico sono diversi da quelli del sistema imprenditoriale, purtroppo, ma noi dobbiamo avere la capacità di correggere in corsa quello che non va. E per correggere in corsa c'è bisogno dei dati, delle informazioni, degli strumenti che consentono ai decisori di cambiare orientamento. E credo che in questo quest'anno sarà un anno decisivo, perché penso che gli anni che verranno saranno troppo lontani, troppo vicini all'obiettivo per poter essere, come dire, utilizzati per correggere il tiro.
L'anno elettorale non gioca a favore, se dobbiamo fare un'analisi realistica, insomma. No, però penso che le strutture possano cominciare a pensare, ad osservare con più puntualità quello che sta accadendo nello svolgimento del piano. Anche perché tra l'altro l'anno elettorale è più probabile, è già ragionevole considerarlo un biennio, nel senso che occuperà buona parte di quest'anno, tutta la restante parte di quest'anno e buona parte del prossimo anno. Renato, io farei così, abbiamo finito il tempo, però io vorrei fare un secondo giro in modalità tweet e quindi vorrei consegnare a tutti un minuto, cominciando da te però Renato, un minuto a testa per uno spunto finale. Da quello che ho ascoltato, credo che la suggestione più rilevante del panel nasce proprio dalla necessità di spendere bene, no? Cioè della capire come si riuscirà a spendere bene in così poco tempo. Ecco, su questo probabilmente diciamo, lo dico perché, come diceva giustamente l'onorevole Melilli, è una discussione che facciamo da tempo. Penso che l'operatore privato italiano istituzionale, cioè l'investitore privato italiano istituzionale, quindi nazionale, che abbia quella capacità a cuore, quegli interessi, debba essere, diciamo, coinvolto. Questo è il punto, diciamo, essenziale. Poi come le modalità con le quali si possano costruire, al netto di Cassa Depositi e Prestiti, che evidentemente svolge questo ruolo, diciamo, ormai da tempo. Grazie. Francesca Mariotti. Ma innanzitutto volevo, come dire, dare un punto di osservazione. Il conflitto russo-ucraino non ha determinato di per sé determinate tematiche, purtroppo le ha acuite. Cioè il rincaro delle materie prime, la difficoltà di approvvigionamento erano preesistenti il conflitto ucraino, noi lo denunciavamo già da marzo dell'anno scorso, così come il rincaro dei prezzi energetici era, voglio dire, già a fine anno, ancora prima del fine anno scorso, insomma, c'erano e si intravedeva un'ondata anche molto, un'onda lunga di questo rincaro dei materiali e soprattutto dei prezzi dell'energia. Quindi purtroppo il conflitto il 24 febbraio ha acuito, aggiungendo peraltro difficoltà nella logistica, quindi questo è un tema. E questo, di questo non se ne può non tener conto, tant'è che il governo nell'ultimo decreto, veniva appunto accennato prima, ha stanziato, oltre agli interventi, diciamo, per far fronte al rincaro dell'energia, anche un intervento di circa 9 miliardi proprio per tener conto di questo rincaro dei materiali. E io non posso non segnalare che al di fuori del PNRR oramai arrivano anche a Viale dell'Astronomia segnalazioni dove in contratti pubblici le imprese prediligono, e questo è drammatico, pagare le causali e appunto le penali, scusate, sì, le penali piuttosto che eseguire, perché quantomeno nei tempi di esecuzione non ci stanno dentro sostanzialmente. Quindi questo è un tema, ecco, diciamo, dove andare nel cercare di capire come modificare il piano. Scusa, cioè tu dici tra pagare X come penale e completare l'opera con alla fine una differenza tra costi e ricavi tre volte X, uno preferiscono dice... Preferiscono uscire dal contratto, e questo è un tema, cioè sono temi di cui purtroppo non vedo purtroppo molti annuire, e questo mi preoccupa ancora di più, fondamentalmente è un tema di cui non ci si può non prendere carico. Torno un attimo sulle tematiche di partenariato pubblico-privato, perché il piano diamo anche un messaggio positivo, certo, no? Perché giusto, se no altrimenti è un de profundis che, insomma, francamente mi si attaglia poco anche per natura. Ma partenariato pubblico-privato, uno dei temi sicuramente più qualificanti, tra i temi più qualificanti del piano, è anche quello proprio di innalzare le competenze di alto valore. E ecco, ad esempio nel campo della ricerca il piano innesta in maniera sopraffina, anzi proprio in massimo grado, questa
logica del partenariato pubblico-privato, prevedendo ad esempio 15.000 dottorati innovativi, che sono dottorati dove appunto le imprese private cofinanziano e gestiscono insieme alle università e ambiscono ovviamente anche a innestare dottorati dottori di ricerca appunto nelle imprese. Questa è una buona pratica, una ottima pratica che sicuramente può essere, voglio dire, presa appunto di riferimento. Però insomma, quindi il piano ha degli aspetti sicuramente molto utili e delle buone prassi anche in questa logica di partenariato pubblico-privato a cui si faceva riferimento. Di cui peraltro parleremo ampiamente tra poco. Bernardo Mattarella. Sì, qualche, dopo le preoccupazioni anche qualche cosa diciamo che ci fa magari, anche se ancora agrodolce, ben sperare in qualche cosa. Noi gestiamo per conto del Ministero dello Sviluppo Economico i bandi a valere sul Fondo Crescita Sostenibile. L'11 maggio si è aperto il primo bando degli accordi di innovazione con una dotazione di 500 milioni di euro, si è chiuso dopo un paio d'ore. Perché la richiesta è stata il triplo rispetto alla disponibilità. Quindi c'è una grandissima propensione delle imprese private a investire, in particolare per queste risorse in ricerca e sviluppo, quindi investimenti di grande qualità. La scorsa settimana a Sorrento ne ha parlato il Ministro dello Sviluppo Economico e penso di non fare un insider troppo grave, aveva detto che avrebbe impegnato il Ministero per rinforzare la dotazione finanziaria per soddisfare il più possibile, lo stanno facendo, quindi speriamo di avere notizie buone a breve. Se guardiamo altrove nel mondo della gestione degli incentivi verso le imprese, abbiamo moltissimi casi di investimenti privati che sono in attesa o che magari sono già iniziati e sono in attesa di essere istruiti per poter accedere ad agevolazioni pubbliche. Per quanto riguarda il mondo delle piccole e medie imprese, dicevo, non facevo il mio interesse di amministratore delegato di banca a parlare di un sistema troppo bancocentrico, però noi abbiamo trovato le contromisure, abbiamo gestito due programmi di emissione insieme a CDP come co-investitore, noi come arranger, due programmi di emissione di mini bond in due regioni del Mezzogiorno con un sostegno alla garanzia da parte delle amministrazioni regionali. Ciò ha consentito alle imprese di avere, a circa 82-83 imprese, di avere 230 milioni di euro che per loro, per il taglio che hanno, sono particolarmente significativi, con tempi certi, con non revocabili, con la possibilità di concentrare la loro attività, cioè il loro lavoro nei confronti del sistema bancario sul sostegno al circolante, che è il mestiere che dovrebbero forse fare un po' di più le banche rispetto a investimenti a medio-lungo termine. Quindi strade da percorrere ce ne sono. Ottimo, grazie. Montanino. Allora, proprio come battuta finale, io penso che la commissione tra il mondo pubblico e il mondo privato è quello che il PNRR alla fine chiede. Bisogna essere un po' fantasiosi, nel senso che probabilmente anche il mondo privato è chiamato a innestarsi su un processo che è un processo nuovo, un processo complesso, e ci vuole un po' di inventiva e innovatività. Su questo, voglio dire, il lavoro dei giuristi di impresa è fondamentale, perché devono capire all'interno delle loro aziende quello che si può fare o non si può fare. Ma faccio tre esempi importanti, e scusate, prima di fare questi esempi voglio aggiungere un elemento. È evidente che ci sta tantissime cose nel PNRR, alcune si porteranno a termine, alcune non si porteranno a termine, forse oggi è il tempo anche di definire un po' delle priorità, no? Ed è il lavoro che il Parlamento e il Governo dovrebbero fare, poi chissà, magari verrà rivisto il PNRR, non lo sappiamo, nessuno lo sa, però a bocce ferme, forse capire quali sono le priorità e capire che all'interno di queste priorità bisogna prioritarizzare ulteriormente lì dove si può creare un circolo virtuoso col sistema privato,
insomma, è un po' la strada da scegliere. E vi faccio tre esempi. Uno lo citava Francesca Mariotti, tutto il mondo dell'innovazione. PNRR prevede alcune cose, per esempio le infrastrutture di innovazione, che è una linea del Ministero dell'Università, se non ricordo male, mette 450 milioni a disposizione. Il PNRR prevede che questa roba si può fare solo se c'è un soggetto privato dentro, se no non si possono fare. Quindi grandi aziende che hanno laboratori, voglio dire, si facessero avanti. Secondo esempio, il trasporto pubblico locale. Ci sono, credo, 3 miliardi di euro per gli autobus elettrici. Allora, chi li produce gli autobus elettrici? Probabilmente potrebbe essere uno spazio dove il settore privato si muove, autobus elettrico e tutta la filiera intorno. Due, ci sono modi efficienti per gestire e organizzare le flotte degli enti locali con un coinvolgimento anche maggiore del settore privato? Forse sì. Terzo esempio, gli studentati, student housing. È previsto sostanzialmente un raddoppio dei posti letto in Italia per studenti. Okay, questa secondo me forse è una delle linee più importanti di tutto il PNRR. Il PNRR mette a disposizione dei soldi, ma poi voglio dire, chi li costruisce, chi li sa gestire, che tipo di partenariati si organizzano tra università, soggetti privati che fanno questo mestiere e soldi del PNRR. Ecco, forse bisognerebbe un pochino lavorare di fantasia per fare in modo che su delle cose dove uno forse all'inizio pensava è solo una roba pubblica, in realtà c'è molto spazio per il mercato privato, per essere un volano anche di velocizzazione di certi processi. Interessante, grazie. Con Fabio Mellilli concludiamo. Sì, no, ma è indubbio che il PNR creerà occasioni anche per nuovi sistemi imprenditoriali. Noi abbiamo fatto fatica all'inizio a convincere il sistema istituzionale che stavamo affrontando materie nuove e quindi a credere nelle materie nuove che il PNR ci ha posto in campo. Anche gli amministratori locali erano abituati a ragionare di cose molto abitudinarie, seppur importanti. E lì non dobbiamo mollare, perché quel percorso, quella trasformazione del Paese va lungo quelle direzioni e in quelle direzioni dobbiamo concentrare tutta la nostra attenzione. Io penso, pensate alla sanità, non l'abbiamo affrontato, ma è chiaro che lo spostamento del baricentro dall'ospedale al territorio crea un modello nuovo, radicalmente nuovo di sanità in questo Paese, se saremo capaci di farlo. E lì dentro c'è lo spazio per attività infinite. E io sono preoccupato quando ho condiviso molto, diciamo così, i bandi che consentono al sistema locale, ad esempio, di avere voucher sulla digitalizzazione, no? Ma è chiaro che il sistema amministrativo locale, per digitalizzarlo, significa ricostruire un modello di back office, un modello organizzativo interno, perché non è la stessa cosa. E quella è una trasformazione che è radicale per il sistema pubblico. Adesso non voglio dire, che avrete un po' di lavoro da fare su questo terreno, sicuramente ce l'avrete come sistema di grande consulenza, ma cambia il mondo. Cambia il mondo anche rispetto alle acquisizioni di risorse umane che tu devi fare. Ecco, l'attenzione che noi dobbiamo mettere, chiudo davvero, al paese che troveremo a valle del PNRR, quindi non arriviamo ultimi, non arriviamo tardi nell'immaginare che quel paese crei una condizione diversa delle nostre comunità. Poi le imprese lo fanno per natura, ma il sistema pubblico è meno efficace da questo punto di vista. Adesso io ho visto anche i grandi sforzi che sta facendo il governo di immissione di nuove risorse umane nel sistema locale per aiutarci col PNRR. Io qualche dubbio ce l'ho, perché venendo da quel mondo ci sono luoghi dove dopo 3 anni ti danno il badge per entrare, 2 anni e mezzo, insomma. Quindi io non so quanto saranno utili all'accelerazione, ma certo saranno utili al nuovo sistema di amministrazione locale che verrà dopo la digitalizzazione. Lì mi preoccuperei di esercitare forme di controllo reali, perché accada, perché è l'ostacolo più grande, quello dell'eliminazione della carta, che un sistema imprenditoriale ha fatto con grande facilità, ma il sistema pubblico è davvero resistente, insomma. Ecco, quindi c'è un lavoro da fare per correggere il tiro anche delle norme, man mano che il PNR dipanerà il suo effetto.
La mia preoccupazione, ripeto, è che noi abbiamo fatto anche qui un po' di fatica a spiegare che all'Europa non consegniamo fatture, all'Europa consegniamo obiettivi, target o milestone, chiamateli come volete, ma insomma ci giudicheranno sugli obiettivi. E questa è una cultura che il sistema pubblico non ha molto, e bisogna aiutare a fare in modo che l'investimento del PNRR raggiunga quell'obiettivo. I primi sono i gap di questo paese. Cioè, se noi non abbattiamo la differenza tra nord e sud, se noi non abbattiamo la differenza tra aree marginali delle città, delle grandi città e centri, se noi non abbattiamo la differenza tra aree interne e grandi città, noi abbiamo perso un'occasione storica. E io ho l'impressione che la fretta della spesa ci faccia dimenticare un po' la buona spesa. Intanto vi ringrazio per questa nostra prima parte dei lavori. Grazie a tutti, buona giornata. Segue un secondo panel che ha proprio nel partenariato pubblico-privato il suo focus. Ci aiuterà su questo Oriana Granato e ci raggiungono, intanto credo già collegata a Raffaella Paita, Presidente della Commissione Trasporti della Camera. Eccola qua, buondì, ben ci arrivata. Ci sono, buongiorno a tutti. No, c'è. E poi ci raggiungono qua. Direi che vale la pena farli arrivare subito sul palco insieme a noi, Giulio Fazio, che è il direttore degli affari legali dell'Enel, Giorgio Martellino, General Counsel di Avio, e Micaela Vescia, direttore degli affari legali e societari dell'ATM. Buongiorno, ben arrivati. Buongiorno. Buondì. Saluti dalla Laura La Ferla. Ah, beh, abbiamo lavorato insieme in Expo. Allora, ben arrivati. Presidente Paita, ci senti bene? Sì. Mi sento benissimo. Perfetto. Molto bene, grazie a tutti. Con l'aiuto di Oriana Granato entriamo nei temi... Sì, allora io direi alla Presidente Paita che facciamo con l'aiuto di Oriana Granato entriamo nei temi di nostra chiacchierata e poi ti ascoltiamo. In qualche modo, visto che parliamo di infrastrutture, c'è un po' da dire all'inizio come siamo messi nella dotazione infrastrutturale. Ora, qui il discorso potrebbe durare alcune settimane, però se vogliamo tentare una sintesi, come la facciamo? Allora, siamo una delle principali economie europee, eppure abbiamo un gap infrastrutturale importante, questo noi l'abbiamo registrato diverse volte, da ultimo nel nostro Infrastructure Barometer del 2021, abbiamo un gap infrastrutturale importante. Perché abbiamo questo gap? Da cosa deriva questo gap? Il gap innanzitutto deriva da una frammentazione del quadro normativo che è ormai diventata ingestibile. Quindi il codice degli appalti perde del tutto la sua centralità e viene in qualche modo inondato di norme derogatorie l'una sull'altra che si innestano e che si frammentano e che evidentemente pongono l'operatore economico già in una posizione di confusione, perché l'operatore economico prima e dopo l'aggiudicazione delle gare pubbliche procede ricorre al contenzioso per capire quali sono le regole del gioco, già solo per capire quali sono le regole del gioco. Quindi diciamo abbiamo un quadro normativo che sicuramente non ci aiuta, e comunque l'impressione che il nostro legislatore fino ad oggi ci ha dato è quello di gestire la vicenda economica e dei contratti pubblici in maniera molto più formalistica che non sostanziale, anche durante la fase di esecuzione dei contratti pubblici, in cui diciamo attribuisce dei vincoli importanti a figure come il direttore dei lavori, il responsabile unico del procedimento, senza poi dargli un margine d'azione effettivo. Quindi semplicemente andando ad allungare tempi in maniera artificiosa, e quindi diciamo ci troviamo ad avere un gap infrastrutturale principalmente, secondo me, per questi motivi. Questo forse appartiene un po' anche alla nostra cultura giuridica, in realtà. Questo appartiene alla nostra cultura giuridica, sì. Prima di arrivare a Raffaella Paita, ma tutto questo stato di cose
può ottenere dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza un cambiamento significativo? Allora, intanto quello che è stato fatto fino ad oggi è quello di cercare di iniziare a creare l'infrastruttura normativa, ok? Quindi delle 51, dei 51 obiettivi che erano oggetto del primo semestre del PNRR, noi ne abbiamo realizzati 49 erano milestone, cioè diciamo quegli interventi di natura qualitativa o amministrativa, quindi le riforme vere e proprie. Ora abbiamo una grande occasione, che è quella della riforma del codice degli appalti, e non possiamo perderla, non possiamo perderla soprattutto se vogliamo veramente incrementare l'utilizzo dei partenariati pubblico-privati, di cui nel decreto di legge delega si rinviene espressamente menzione. Quindi il legislatore intende utilizzare e rafforzare l'utilizzo dello strumento del PPP, lo dice già nel disegno di legge delega, e però ora bisogna essere concreti, cioè ora non si può più perdere tempo e occasione. Ecco, e poi sentiamo la Presidente Paita, e questa concretezza in cosa e quando la dobbiamo cercare? Allora, io penso che tre cose vorrei dire innanzitutto. Il gold plating, allora, questa pratica tutta italiana per la quale le normative di stampo europeo noi non solo le importiamo ma le restringiamo ulteriormente aggiungendo vincoli, fronzoli e ulteriori limitazioni, questo non va bene, cosa non è richiesto. Cosa che tedeschi e francesi si guardano bene. Assolutamente no, ma basti guardare qui la direttiva sulle concessioni, quella 23 del 2014, che detta pochissimi principi in termini di scelta del contraente, tradotti poi nel nostro codice dei contratti pubblici in maniera leggermente diversa, con dei vincoli sulla compagine societaria, sì, pre-gara, prima della costruzione, post-costruzione, cose che non esistono a livello europeo. Quindi intanto il nuovo codice degli appalti deve evitare del tutto pratiche di gold plating. Poi dobbiamo decidere che ruolo vogliamo dare al promotore e quali prerogative gli vogliamo dare. Ora, come sappiamo, il PPP si può fare su iniziativa pubblica o su iniziativa privata. Su iniziativa pubblica abbiamo tutta una serie di tematiche che partono dalla qualificazione delle stazioni appaltanti, alla predisposizione della documentazione di gara, che magari faccio un cenno dopo, ma intanto, se è vero che il privato è organo propulsore delle iniziative di PPP, bisogna tutelarlo, e forse il solo diritto di prelazione non basta, perché il privato che spende risorse, tempo, danaro per presentare una proposta in PPP, quella proposta intanto l'ha presentata al pubblico che acquisisce il know-how del promotore, quindi qui dobbiamo capire da che parte vogliamo stare, se dalla parte di fare veramente qualcosa per il privato che investa nel pubblico o no. Stazioni appaltanti. Ora, il disegno di legge delega al governo sulla riforma del codice degli appalti prevede delle grandi enunciazioni sulla maggiore qualificazione delle stazioni appaltanti. Ma c'è questo tempo? Cioè c'è il tempo di educare le stazioni appaltanti non soltanto a valutare proposte che magari non scrive lei, la pubblica amministrazione, ma che riceve. Ma abbiamo il tempo di educare le pubbliche amministrazioni a scrivere documentazioni di gara per proposte in finanza di progetto? Non lo so, io penso di no. Forse sarebbe il caso di pensare, invece di dare maggiore margine d'azione alle pubbliche amministrazioni, per dotarsi di consulenze altamente specializzate, da i cui costi poi magari da fare confluire come capex nei costi del progetto? Cioè, bisogna trovare degli strumenti efficaci, perché il tempo è poco, i soldi vanno spesi e vanno spesi bene. Okay, quindi, che avevamo fino a un momento esatto, fa. Quindi il codice degli appalti, la riscrittura del codice degli appalti deve veramente essere considerata come un'occasione unica che non possiamo perdere. Ultima cosa, se effettivamente vogliamo evitare
la frammentarietà di un quadro regolatorio, anche il ruolo di autorità come ANAC, noi le dobbiamo comprendere meglio. Cioè, noi non possiamo avere un testo unico sul codice dei contratti pubblici che poi viene interpretato, che viene scritto, che viene integrato, che viene con meccanismi di soft law, che però poi di fatto non fanno altro che andare a vincolare ulteriormente l'operato e lo spazio di manovra del privato. Raffaella Paita, emerge un certo tafazzismo nazionale da descrizione che abbiamo appena ascoltato. Ora potremmo anche crogiolarci in tutto questo e magari va bene così, però forse invece qualche colpo al sistema dovremmo provare a darlo. Beh, comunque un'analisi corretta quella che è stata fatta, e quindi credo che noi dobbiamo partire da un certo grado di consapevolezza, ma non di pessimismo, perché invece qualcosa di diverso si sta muovendo, innanzitutto sulla, come dire, l'humus culturale, diciamo, che sta investendo il paese. Considerate che fino a pochissimo tempo fa noi eravamo, diciamo, in un paese che aveva come principi, cioè delle forze politiche che portavano, diciamo, come principi fondamentali quelli della decrescita felice, del no nel mio giardino, della, come dire, impossibilità di realizzare interventi per sfiducia nei confronti delle imprese. E guardate che gran parte, diciamo, delle costruzioni normative che sono arrivate dopo, diciamo, il codice degli appalti sono figlie, no, di questo tipo di mentalità. Una mentalità che è stata spazzata via, ahimè, purtroppo, da due eventi drammatici come la pandemia e anche, diciamo, il conflitto e la guerra in corso. Oggi tutti sono più o meno consapevoli della necessità di autonomia energetica del paese e anche del fatto che ci vogliano infrastrutture a supportare l'attività economica dell'Italia. Per questo noi riteniamo, diciamo, il PNRR un'occasione fondamentale, anche, diciamo, perché in qualche modo ha originato un atteggiamento diverso dell'Europa nei confronti dei paesi che hanno provvisoriamente, momentaneamente bisogno di essere supportati. E anche per questa ragione non dobbiamo in alcun modo, diciamo, farci cogliere impreparati e dobbiamo lavorare perché queste risorse siano spese tutte. Ci sono diverse questioni che voglio sottolineare. Allora, la prima è un'impostazione del PNRR. Bisogna stare attenti perché se noi, come dire, concepissimo il PNRR come solo uno spostamento di risorse, faccio un esempio concreto, molte delle infrastrutture ferroviarie, per esempio, che stanno dentro il PNRR erano, diciamo, già dentro i contratti di programma dello Stato, quindi RFI, bilancio, eccetera. È chiaro, diciamo, che se questo significasse il fatto di avere semplicemente sostituito una partita con l'altra, noi saremmo, diciamo, in presenza di una manovra recessiva. Cioè dobbiamo, come dire, avere gli investimenti del PNRR, ma anche, diciamo, continuare ad avere altrettanti investimenti sostituendoli dentro, diciamo, i contratti di programma ANAS, RFI e insomma tutte diciamo, le partite che conosciamo perfettamente. Prima questione. Seconda questione, dentro, diciamo così, la strategia del PNRR, noi abbiamo avuto anche un supporto di riforme che sicuramente intervengono in alcune delle questioni che venivano considerate critiche, diciamo problematiche negli interventi che mi hanno preceduta. Semplificazione della fase relativa alle progettazioni, il nostro è un paese che ha tre livelli di progettazione molto complicati e non sempre corrispondenti all'esigenza di buone progettazioni. Il nostro è un paese che ha, diciamo, delle problematiche enormi sui temi autorizzativi, per cui, diciamo, tra conflitti, veti incrociati, poteri di interdizione anche a livello ministeriale si configura un quadro, diciamo, di dispersione di tempo gigantesco e molto problematico. Il nostro è un paese che, come diceva benissimo l'intervento che mi ha preceduta, ha anche, diciamo così, un problema molto serio di liti temerarie, di ricorsi, diciamo, che spesso condizionano il buon andamento, diciamo, delle realizzazioni delle opere. Allora, noi, come dire, sul PNRR una parte di questi problemi obiettivamente sono stati affrontati. Il tema, diciamo così, ulteriore è cercare di rendere omogenei come degli interventi normativi del PNRR in termini di semplificazione anche a tutte le altre opere.
anche questo... perché non è che c'è una gerarchia, diciamo, no, non so se condivido. No, insomma, questo è verissimo, questo è verissimo, e però è un po' nel senso della frammentarietà del quadro normativo, no? Quindi sicuramente il primo decreto semplificazioni, il decreto semplificazioni bis, e il decreto legislativo sulla governance del PNRR, che all'articolo 48 ha introdotto tutte le disposizioni relative agli stadi di progettazione dei contratti pubblici, sono tutte norme che hanno introdotto istituti giuridici importantissimi, no? La valutazione di impatto ambientale, il silenzio assenso, la conferenza dei servizi, però ora c'è bisogno veramente di un unico testo a cui l'operatore economico può guardare. Esatto, questo ovviamente riguarda, diciamo, sono molto d'accordo, riguarda sia, diciamo, i termini in cui noi ci presentiamo agli investimenti esterni, sia, diciamo così, a una necessità delle nostre imprese che purtroppo, diciamo, dopo la crisi del 2008 hanno avuto, diciamo, delle conseguenze drammatiche anche in termini di operatività, per cui questo è un altro problema. Cioè noi abbiamo, diciamo, pochissime imprese che possono realizzare interventi complessi, tecnicamente complessi, soprattutto in campo infrastrutturale. E quindi la necessità di un'omogeneità in termini, diciamo, normativi è un'esigenza vitale. Io continuo ad essere, diciamo così, una teorica del ritornare alle direttive comunitarie, perché penso, diciamo così, che tornando semplicemente alle direttive comunitarie potremo, diciamo, fare, come dire, un'opera di semplificazione e di aiuto al nostro paese in modo, diciamo, molto coraggioso, però al tempo stesso anche chiaro e intellegibile da chi deve, diciamo, intraprendere e da chi deve, come dire, fare ruolo di stazione appaltante, soprattutto, diciamo, se parliamo di enti locali. L'altro, diciamo, tema che voglio porre è la necessità però di avere anche, diciamo, questo rapporto pubblico-privato nel senso, diciamo, di una comprensione del sistema che è molto più articolata e complicata di quello, diciamo, che noi possiamo immaginare. Faccio degli esempi, diciamo, molto chiari. Prima, nell'intervento del panel precedente, qualcuno diceva: noi abbiamo una quota parte di PNRR tutto strutturato sull'acquisto di mezzi elettrici, diciamo, nelle città, fondamentale per gli obiettivi ambientali, fondamentale, diciamo, per il tema dell'intermodalità. Però noi abbiamo delle aziende nel territorio che non sono all'altezza, diciamo, non sono tutte all'altezza di poter, diciamo, assolvere a funzioni di questo genere. Di che cosa abbiamo bisogno? Abbiamo bisogno di norme che incentivino le aggregazioni. ATM Milano è un'azienda in grado, diciamo, di fare queste operazioni. L'azienda di Roma, lo dobbiamo dire con grande chiarezza, non lo è. Quindi noi dobbiamo favorire, diciamo, insieme all'investimento, anche la capacità di poterli davvero spendere queste risorse. E questo ha a che fare con un tema di riforme sul trasporto pubblico locale che purtroppo, lo dico, diciamo, con grande onestà, ma anche, diciamo, con un senso critico che credo debba essere doveroso, diciamo, in una circostanza come questa, non è ancora all'altezza. Un altro problema noi lo abbiamo sulla formazione delle persone. In questo momento non abbiamo, diciamo, per esempio camionisti, non abbiamo macchinisti, non abbiamo, diciamo, figure che sono fondamentali al raggiungimento degli obiettivi che ci siamo dati. E questo non è soltanto un problema di formazione della pubblica amministrazione, è anche, diciamo, un problema di capacità, per esempio con gli ITS, di incrociare davvero la domanda e l'offerta e la formazione, diciamo, anche specializzata, professionalizzata. Questo quadro, diciamo così, che noi stiamo facendo è un quadro che sicuramente, diciamo, avrà ancora delle problematiche, e quindi io non so se i tempi, diciamo, di attuazione del PNRR saranno completamente rispettati. Certo dobbiamo cercare, come dire, di essere all'altezza e dobbiamo cercare di farlo, però dobbiamo avere anche la consapevolezza che spesso, diciamo, la discussione sulle riforme del PNRR è un po', diciamo, schematica rispetto alla complessità e all'esigenza, diciamo, che abbiamo davvero di, come dire, mettere a sistema tutta una serie di interlocutori che sono fondamentali per poter mettere a terra le opere. Chiudo dicendo che ovviamente il Parlamento su questi temi è impegnato, però c'è anche da dire che come dire, il tempo sta progressivamente diminuendo, perché noi dobbiamo appaltare le opere entro, diciamo, questo anno. Okay? E poi metterle a terra dentro il 2026. Ciò significa
anche, lo dico lanciando un'idea, una provocazione, avere la capacità di cambiare obiettivi e quindi di concordare con l'Europa eventualmente anche delle modifiche in corso d'opera, diciamo, di obiettivi che sono stati individuati, se ci rendiamo conto che alcune delle partite, delle poste, degli obiettivi che sono stati inseriti nel PNRR di cui ora stiamo discutendo non saranno in grado di partire, perché certamente tutto si potrà fare eccetto il fatto di perdere le risorse che ci sono state assegnate. Allora, grazie a Raffaella Paita che se può restare con noi, noi andiamo avanti ancora un po' con il nostro panel. Io comincerei da Giulio Fazio, poi Micaela Vescia e Giorgio Martellino. Giulio, c'è materia, direi. C'è moltissima materia. Volendo aggiungere qualcosa a questi contributi che ritengo importanti e che condivido in tutto, il PNRR è un'occasione unica per fare le cose, secondo me l'occasione vera non è ricevere soldi ma cambiare le regole, perché le regole cambiate rimangono e gli investimenti si fanno su quelle. Lo dico guardando il modo in cui noi investiamo e le cose che stiamo facendo in giro per il mondo. La mobilità elettrica in Cile, la mobilità pubblica elettrica in Cile l'abbiamo fatta, in Italia non riusciamo a farla. E in le rinnovabili, Enel l'anno scorso ha installato 5 gigawatt di nuova capacità, in totale in Italia si è installato 1 gigawatt di nuova capacità. Non mancano le risorse, mancano le regole che permettono di farlo, rispetto al fatto che avremmo tutti un gran bisogno di investire in Italia. Siamo nel conflitto ucraino, cerchiamo il gas dovunque, abbiamo le risorse in Italia. Ci sono circa progetti per 60 gigawatt presentati che permetterebbero di rendersi indipendenti energeticamente dal gas russo con l'energia rinnovabile. Ma per fare un impianto da fonte rinnovabile ci vogliono 6 o 7 anni se si tratta di eolico, 5 anni se si tratta di solare. Noi abbiamo bisogno dell'elettricità domani. Il che vuol dire che siccome per fare un impianto da fonte rinnovabile si impiegano 6 mesi, è inaccettabile che debba perdere 5 anni o 6 anni per discutere del come riuscire a farlo, quando poi si tratta di impianti spesso in aree industriali. Aggiungo qualcosa di più. Bisognerebbe avere la capacità di fare sistema come paese, guardandoci un po' allo specchio, e fare sistema vuol dire far crescere il nostro sistema imprenditoriale, anche delle piccole e medie imprese, ma guardare anche le grandi imprese che realizzano infrastruttura in che condizioni devono farlo e se possono farlo. Tra le cose che sono diventate un'ideologia invocando l'Unione Europea c'è quella della concorrenza. Allora, la concorrenza è un fattore importantissimo, ora si discute la legge sulla concorrenza. È anche vero che spesso certe regole relative alla concorrenza ce le autoimponiamo senza che vengano chieste dall'Unione Europea. Nel mezzo della più grande crisi energetica si discute tanto, per esempio, di concorrenza rispetto alle concessioni da riassegnare, concessioni che per loro natura devono vivere nel lungo periodo, dove per loro natura avrebbe senso presentare progetti di finanza strutturata per i nuovi investimenti. Questi progetti si discute di metterli a gara in un contesto in cui la Germania dà 40 miliardi di euro di aiuti di Stato alle imprese che devono chiudere le centrali a carbone. La Cina cerca posti dove andare a investire e noi cosa guardiamo? L'opportunità di lucrare in termini economici qualcosa di più su gare da fare magari con tanti operatori internazionali che vengono, perdendo la capacità del nostro circuito nazionale di saper gestire queste cose, aprendole a una concorrenza di chi sostanzialmente viene gratis. Si parlava prima del diritto di prelazione. Quanto vale il diritto? Immaginiamoci che per andare ai rinnovi delle gare più importanti sui temi infrastrutturali si vadano a fare delle gare con principi di sostenibilità molto importanti, che comportino anche degli oneri economici a imprese di un tessuto sano che competono in un mondo sano. E chi ha ricevuto 40 miliardi di aiuti può copiare il progetto che viene presentato per partecipare a una procedura competitiva, offrendo sostanzialmente zero, perché tanto i soldi gli sono stati regalati nello stato in cui opera. E poi si può avere un diritto di prelazione. Cosa ci si fa del diritto di prelazione? Ma allora vogliamo stimolare progetti innovativi tali da essere veramente in grado di rilanciare il paese e assicurare le infrastrutture dei prossimi 30 anni?
o ci chiudiamo gli occhi, ci chiudiamo dietro a cose importanti come la concorrenza, ma senza saperle esaminare in profondità e vedere dove diventa un'ideologia, e non guardiamo il contesto. E siamo l'unico Stato europeo che decide di mettere a gara cose che altri Stati non metterebbero mai a gara. E pensare, Giulio, che l'ultima delibera di ANAC sulla vigilanza dei partenariati pubblico-privati mette in dubbio la possibilità di mantenere rebus sixtantibus, il diritto di prelazione, in capo al promotore, sostenendo che il diritto di prelazione di fatto svuota quei principi di concorrenzialità del mercato e che quindi tendenzialmente al promotore nemmeno il diritto di prelazione dovrebbe più essere garantito. Quindi, per dire quanto questo è assurdo, è l'incapacità di fare sistema. Le concessioni idroelettriche, io ovviamente non sono attendibile perché sono di parte, ma sulle concessioni idroelettriche è stata aperta una procedura di infrazione dall'Unione Europea contro l'Italia, il funzionario procedente era un italiano, ed è stata aperta per 5 anni. Sino a quando abbiamo deciso di andare a chiedere concessioni, abbiamo studiato il sistema degli altri paesi europei e abbiamo chiesto di affidarci concessioni in tutti gli altri stati europei, e ci hanno risposto tutti che non fanno le gare, perché le concessioni ovviamente le danno per sempre. Allora abbiamo attivato l'Unione Europea, che ha aperto la procedura di infrazione nei confronti di tutti gli altri stati comunitari e l'ha chiusa in 6 mesi. Quando la stava chiudendo abbiamo detto: ma però se la chiudete con loro, chiudetela anche con noi. Va bene, la chiudiamo anche con voi, perché dice la risposta dell'Unione Europea, gli incentivi agli investimenti in questo settore, che è un settore capital intensive, sono incompatibili con un regime di concorrenza. Il beneficio della concorrenza non c'è. Ok? Questo è quello che dice l'Unione Europea. Cosa ha fatto nel frattempo l'Italia? Ha assunto volontariamente l'impegno di mettere a gara questi servizi tra gli impegni del PNRR, e quindi lo troveremo nella legge sulla concorrenza. Quindi diciamo il tafazzismo si allarga. Sì. Michela Vescia. Io vorrei portare un po' di ottimismo. Ora ti accendiamo il microfono. Anche. Grazie. No, vorrei portare un po' di ottimismo perché sennò... Tienilo più vicino che puoi. Allora, volevo parlarvi di PNRR nel contesto in cui opero, che è quello del trasporto pubblico locale, che è stato evocato perché in effetti è un'area molto importante di investimento. E, fra le 6 missioni del PNRR, quella che ci riguarda è rivoluzione verde e transizione ecologica. In questo contesto sono declinate le misure per sviluppare un trasporto pubblico più sostenibile. E l'obiettivo è quello della decarbonizzazione, un obiettivo che risale ormai all'accordo di Parigi. Milano su questo era già orientata a realizzarlo entro il 2030. I due filoni di investimento che ci riguardano sono lo sviluppo del trasporto rapido di massa e il rinnovo delle flotte autobus. Sono due aree di investimento molto intense, direi, soprattutto nell'area di Milano. Si pongono l'obiettivo di spostare la mobilità sostanzialmente dalle auto private al trasporto pubblico per una ragione di evidente transizione energetica. E su Milano la realizzazione di infrastrutture avviene sia con i fondi del PNRR che con fondi complementari, quindi riguarda sia tranvie che strutture più impattanti come quelle metropolitane, che Oriana ben conosce nella sua esperienza, che accedono però ad un altro fondo complementare e hanno naturalmente tempi di realizzazione diversi. Quella forse è un'area, anche per i tempi, che si presta di più ad immaginare strumenti di partenariato pubblico-privato. Le altre invece, in particolare mi riferisco al rinnovo delle flotte bus, che sono state anche evocate prima da Raffaella Paita, sono tendenzialmente investimenti che meno si prestano, anche per i brevissimi tempi, a immaginare delle forme di partenariato, di collaborazione. In particolare nel nostro caso l'azienda ATM, in quanto gestore del servizio, ha sia predisposto la documentazione a supporto della richiesta al fondo, perché è il soggetto che ha la technicality necessaria per farlo, ed è sia il soggetto che realizzerà gli investimenti attraverso le gare per l'acquisto di autobus e la realizzazione delle infrastrutture di ricarica. Perché è necessario il ruolo del gestore? Perché
A parte la progettazione, che è una technicality molto specifica, sono gare che devono andare in parallelo, perché acquistare gli autobus ma poi non avere le infrastrutture di ricarica crea un problema per poi farli camminare. Un'altra cosa, e questi beni, a proposito di tutela della concorrenza verso futuri gestori che arriveranno laddove e quando ci sarà la gara, nel nostro caso è garantita dalla regolamentazione di ART, Autorità di Regolazione dei Trasporti, per cui tutti questi investimenti hanno d'oggetto beni e infrastrutture che hanno un vincolo di destinazione, che quindi poi passano al gestore successivo, che speriamo comunque di essere sempre noi. Ci ho detto però, credo che sia molto interessante la correlazione di questi investimenti a quello che diceva Raffaella Paita sulla filiera produttiva, nel senso che comprare degli autobus a energia elettrica o idrogeno comunque implica anche la necessità di produrli, e sarebbe bello poterli acquistare da produttori italiani. Su questo naturalmente la realtà non è così felice, però il PNRR ha una misura dedicata tendenzialmente a queste aree, quindi al rafforzamento della filiera produttiva. Scusa, solo un dato che manca a me, ma che forse invece tu hai. Adesso che percentuale di questo tipo di autobus viene prodotto in Italia, per esempio sul totale degli acquisti TM? Zero o una quota sono italiani? Non è zero, però è un numero molto basso. Siamo molto vicini a zero. Io avrei detto zero, ma invece ce n'è solo un po'? Ce n'è, perché naturalmente le nostre interlocuzioni abbiamo avuto anche confronti con aziende italiane. Diciamo meno del 10%? Sì, non vorrei dire poi che poi dopo... Vabbè, insomma, punto più, punto meno. Ho avuto la sensazione che fosse un numero di questa portata. E per quanto riguarda invece il cronoprogramma, che viene sempre evocato come spettro, perché giustamente è molto stringato, la prima scadenza è quella della notifica dell'aggiudicazione di tutti gli appalti, e quindi anche qui c'è da preoccuparsi delle criticità legate alla litigiosità che caratterizza un po' tutta questa attività. E invece al secondo trimestre 2026 la costruzione delle infrastrutture e l'acquisto e la messa in servizio degli autobus. Necessariamente l'agire in parallelo su queste due tipologie di gare comporta, come dicevo, un'altissima professionalità. Noi abbiamo voluto, sempre nella logica di integrazione fra aziende dei trasporti di cui parlava Raffaella Paita, inventarci uno strumento di aggregazione che non è una entity giuridica, ma è con personalità giuridica, ma è un consorzio, ed è un consorzio che è stato costituito nell'agosto dell'anno scorso fra ATM, ATAC e ANM, quindi le tre grandi aziende di TPL delle maggiori città italiane, che si è posto proprio l'obiettivo di mettere in comune, per colmare magari anche dei gap, la propria professionalità per predisporre la documentazione per poi arrivare pronti alla presentazione delle istanze. E l'altra faccia della medaglia, per chiudere, è nel TPL che è spinto alla transizione energetica, quello legato all'approvvigionamento energetico. Abbiamo sentito il problema da tutti evocato in tutti i settori, a parte quello sull'andamento del costo delle materie prime, sul costo dell'energia. Noi siamo un'azienda che acquista già dal 2018 100% di energia da fonti rinnovabili, ma nonostante questo il prezzo della nostra energia subisce le fluttuazioni, tutto in negativo, dell'energia prodotta da fonti fossili, per ragioni che non sono spiegabili così in prima battuta, sono un po' più complesse. In ogni caso questo ha spinto a noi a fare la valutazione della necessità di creare fonti di autoproduzione. Anche qui è un'ipotesi che, trattandosi di un'impresa greenfield, sicuramente troverebbe impulso dal partenariato pubblico-privato, sia per la questione dei tempi che la questione dei soldi, però soprattutto per quella dei tempi, perché alla fine un PPP in 3 mesi si riesce a predisporre la documentazione tecnica, finanziaria e legale, laddove se la stazione appaltante deve cercarsi consulenti, predisporre il bando e dar corso alla procedura, non si riesce. Quindi
questo è un po' il panorama dal nostro punto di vista. Dunque, grazie. Michele Avicia, direi Giorgio Martellino, ascoltiamo e poi cerchiamo di fare un rapido secondo giro tra tutti. Sì, grazie innanzitutto agli organizzatori. Io, parlando diciamo, in questo panel, quando abbiamo organizzato un po' l'evento, ci domandavamo, perché io rappresento Avio, che è un'azienda che notoriamente produce e realizza dei lanciatori per trasportare i satelliti nello spazio. Ora, questo tipo di settore è infrastruttura, prima domanda. Cosa paradossale, direi che la risposta è diventata sì, perché l'accesso allo spazio, come sapete, sta diventando un fattore strategico per ogni Stato, fondamentalmente, e l'Italia da questo punto di vista, lungimirante, adesso parliamo di qualcosa di positivo, sì, fortunatamente ha investito in tempi non sospetti sullo spazio da tanto tempo, insieme ai cugini francesi, cioè in Italia, in Europa, diciamo i leader del settore dell'accesso allo spazio siamo noi e la Francia. E stranamente sono rimasti indietro i tedeschi, che generalmente, oppure no, gli altri paesi sono rimasti indietro. Ecco, scusate con il microfono. E di questo aspetto ce ne stiamo giovando e obiettivamente devo dire che nel settore spazio c'è una governance un po' particolare a livello europeo che ci consente di in qualche maniera beneficiare anche dei fondi del PNR in una maniera virtuosa probabilmente rispetto ad altri settori. Qui vorrei tornare a un discorso che faceva l'amico Giulio sul tema sistema paese. Diciamo, noi confrontandoci diciamo, molto spesso con i nostri amici i cugini d'Oltralpe, i francesi, abbiamo capito quanto sia fondamentale il sistema paese. Loro da questo punto di vista sono delle macchine praticamente infallibili, sono veramente una macchina da guerra. E da questo punto di vista dovremmo imparare molto, cioè loro dal punto di vista istituzionale, industry, attività regolatorie, riescono a muoversi in maniera compatta ed è fondamentale, soprattutto quando ci sono da gestire dei fondi particolarmente ingenti, come nel caso specifico, in tempi rapidi. Quindi, benché loro anche abbiano un sistema in realtà un po', come dire, diciamo sì, di civil law, tipo il nostro, no? Per cui da questo punto di vista giuridico potrebbe avere un sistema abbastanza simile al nostro, per cui, come dire, abituati anche loro un po' alla burocrazia, nonostante questo loro invece riescono ad essere molto più operative ed efficaci di noi, e quindi secondo me quello dovrebbe essere un punto di riferimento da prendere come spunto. E devo dire che dal punto di vista spazio il PNR ha dedicato dei fondi importanti che saranno probabilmente ulteriormente doppiati, perché ogni 3 anni c'è una specie di round tra tutti i paesi europei per investire nel settore spaziale. E a novembre ci sarà quella che si chiama in gergo la ministeriale, cioè si incontrano tutte le agenzie spaziali dei paesi europei che aderiscono all'Agenzia Spaziale Europea e decidono cosa ogni paese europeo, quanto i fondi che vogliono destinare. L'Italia negli ultimi anni si sta contraddistinguendo per essere uno dei paesi di maggiori contributori, e sul tema del PNR dal punto di vista della governance c'è un fatto particolare, perché i fondi che sono stati stanziati nel PNR per il settore spaziale sono suddivisi in 2 grandi diciamo, aree. Una prima area che sarà gestita come stazione appaltante dall'Agenzia Spaziale Europea, quindi non dall'Italia, ma il governo ha fatto un accordo con l'Agenzia Spaziale Europea per farli gestire all'Agenzia Spaziale Europea, poi dirò anche perché. Poi c'è invece un'altra fetta che viene gestita dall'Agenzia Spaziale Italiana, dall'ASI. Sul primo punto c'è stata anche un po' di polemica. Ci sono state polemiche perché appunto qualcuno abbia detto che in qualche maniera l'Italia veniva, come dire, un po' esautorata, commissariata. Ecco, in realtà questo discorso è parzialmente, cioè onestamente io non ritengo sia vero, perché si sconta probabilmente una scarsa conoscenza del mercato dei lanciatori, che sostanzialmente prevede una sorta di consorzio, cioè una filiera, cioè non si può fare un lanciatore purtroppo ancora totalmente utilizzando la filiera italiana, cioè se l'Italia avesse avuto una filiera completamente italiana allora avrebbe avuto senso invocare l'esclusività dell'ASI, diciamo, dell'Agenzia Spaziale Italiana. Purtroppo i lanciatori a livello europeo, ma questo vale anche per i lanciatori francesi, quindi non è solamente un discorso dell'Italia, hanno una filiera che è composta da vari industrie di vari paesi europei.
Quindi è evidente che affidare la stazione, diciamo affidare questi, la gestione di questi fondi, la gestione di questi fondi all'Agenzia Spaziale Europea, che tra l'altro è abituata molto bene a fare le procedure, diciamo, di gara in maniera molto efficiente, chiaramente facilita questo tipo di cose. Quindi poi lo vedremo alla prova dei fatti, vedremo se, diciamo, sarà più brava l'Agenzia Spaziale Europea a mettere a terra nei programmi previsti o l'Agenzia Spaziale Italiana si riuscirà a rispettare i tempi. Quindi da questo punto di vista, diciamo, noi siamo spettatori della situazione. Devo dire che obiettivamente l'Agenzia Spaziale Europea è già partita con alcuni bandi ai quali noi stiamo partecipando. Detto questo, quindi, io credo che questo per dire un po' del tema partenariato pubblico-privato, quindi è fondamentale questo tipo di investire su questo tipo di approccio, perché laddove c'è un partenariato, anche laddove possibile istituzionale, i vantaggi si ottengono in maniera evidente e i tempi si rispettano in maniera altrettanto evidente. Questo secondo me è un po' la lezione che potremmo imparare da questo tipo di situazione, e soprattutto dovremmo imparare in modo tale che poi, finita l'emergenza positiva, se vogliamo dire, del PNR, poi a regime si possa effettivamente beneficiare di regole e di sistemi di governance di questo tipo, che sono permanenti. Io faccio solo un ultimo accenno per farvi capire, invece, dal punto di vista dell'Italia, come siamo un po' forse arretrati dal punto di vista normativo sul punto, che la normativa che regola invece i finanziamenti nel settore aeronautico spaziale è la 808, che risale al 1985. Vi posso far immaginare come funzionano i meccanismi di accesso ai finanziamenti, rendicontazione, monitoraggio, cioè cose che onestamente non sono più sostenibili. Ecco, ci vuole la parola sostenibilità, ci vuole in un paese nel 2022. Cioè, onestamente, qualsiasi azienda che si vuole organizzare per accedere a questi finanziamenti deve aderire a tutta una serie di adempimenti molto burocratici che non hanno più senso. Che non hanno più senso. Infatti, qualcuno sta cominciando a ventilare anche l'ipotesi, e per questo è il discorso che, se si vuole attirare anche il capitale privato rispetto a questi sistemi e non lasciarli così appesi, bisogna creare un meccanismo normativo, certo, che da questo punto di vista sia meno burocratico, sia più snello, più efficiente, perché è improponibile, onestamente è improponibile. Grazie. Oriana, abbiamo pochi minuti, ma riusciamo a fare un secondo giro su che cosa vogliamo sollecitare i nostri partecipanti? Ma io penso che abbiamo detto molto, anche nel panel precedente abbiamo detto molto. Io direi che sicuramente quello che dobbiamo fare probabilmente è fare un pochino più di sistema e fare sentire un pochino più la voce, no? Quindi ora c'è veramente questa grande occasione del nuovo codice degli appalti, che le grandi aziende, che i consulenti, che gli operatori del settore vengano ascoltati da chi redige, per capire quali sono i temi che fino ad oggi hanno limitato l'operato dei privati e non hanno permesso un decollo al 100% dello strumento del PPP, e per evitare di avere di nuovo all'interno del nuovo codice degli appalti una normativa che non è efficace. Scusa, questo nuovo codice degli appalti, affinché non appaia come il Sacro Graal, attualmente dove si trova? È in commissione parlamentare. E si trova lì da un tempo che è stimabile in quale? Ma il Senato ha dato il via libera col disegno di legge delega il 23 marzo, mi sembra. Quindi, di quest'anno. Sì, sì, quindi si lavora. Però, insomma, se ci fosse anche un coinvolgimento, no? Noi credo che avremmo delle cose da suggerire. Un altro tema, per esempio, è quello del dire una volta per tutte, nero su bianco, all'interno del codice degli appalti, come fa Eurostat, che le risorse del PNRR non devono essere contabilizzate nel cap massimo del 49% del contributo pubblico in iniziative di PPP, perché non sono risorse italiane, perché non vanno sul bilancio degli enti locali italiani. Quindi, fino a quando il nostro codice degli appalti continuerà a non discernere tra contributo pubblico e contributo pubblico, purtroppo noi ci troveremo ancora una volta ad avere quei meccanismi di gold plating che l'Europa non ha,
perché l'Eurostat lo dice chiaramente che non si contabilizzano on balance questi denari e noi invece siamo fermi lì. Allora dobbiamo utilizzare lo strumento, questa occasione, per dire chiaramente delle cose che non sono state dette fino ad oggi e per evitare di dirne altre che invece si frappongono andando a contribuire con interpretazioni di varia natura. Anche per evitare fra qualche tempo di dire avremmo dovuto fare diversamente. Esatto, allora sentiamo gli operatori del mercato, sentiamo l'azienda, sentiamo i consulenti, sentiamo chi ha da dire qualcosa, sentiamo chi lavora con il PPP tutti i giorni e chi fa le operazioni tutti i giorni. Giulio Fazio. Mi aggancio sul tema del codice degli appalti, credo che vada recuperata la funzione originaria del codice degli appalti, che a livello comunitario è una funzione prevalentemente di stimolo della concorrenza, e bisognerebbe, se vogliamo una concorrenza serena, anche nel caso in cui poi dovessimo aprire in condizioni di campo di gioco diverso, quindi anche soggetti che hanno, quantomeno inserire una serie di regole su come vogliamo che sia il nostro futuro, che vuol dire abbiamo ancora un tessuto di piccole imprese che possono crescere, inseriamo degli stimoli alla crescita delle imprese, tipo la creazione di strutture comuni, consortili o di aggregazioni per la sicurezza sul lavoro, delle clausole sociali che siano reali e che evitino che la concorrenza tra gli imprenditori venga fatta sugli stipendi dei lavoratori a ogni cambio di contratto. Inseriamo delle regole sull'economia circolare che facciano internalizzare tra i costi che vengono sopportati in sede d'appalto quelli che sono la capacità di sapere innovare e innovare in materia di circolarità. Si deve contribuire alla transizione ecologica, il premiare le imprese che sanno andare verso un carbon zero e tutto questo provando a farle in un'ottica di filiera. Il codice degli appalti si fa ora, poi intervenire con dei correttivi per farlo vuol dire non farlo funzionare. E mi riaggancio a quello che ha detto... Per la verità abbiamo fatto così negli ultimi 20 anni. Infatti non abbiamo fatto nulla, non siamo riusciti a costruire molto. Cioè abbiamo continuato a fare modifiche con cadenza annuale o biennale. E aggiungo una cosa, io credo che ormai è una pia aspirazione che la pubblica amministrazione da sola possa essere in grado di fare questo lavoro. Bisogna aprire alla consulenza di soggetti privati specializzati. Bisogna saper disegnare dei ruoli, e io lo dico anche questo pro domo mia, ma ne sono convinto, piuttosto che ancorare gli aspetti di legalità al controllo successivo del danno erariale della Corte dei Conti, che è giusto che ci sia e deve rimanere, apriamo allo sviluppo di professioni vere dentro le aziende che possano permettere alle aziende di comportarsi in modo corretto, sapere cosa fare, per vivere in un mondo normale, non in un mondo in cui si sa già che si sbaglia qualcosa e poi andiamo a capire cosa. Cerchiamo di introitare all'interno dei processi organizzativi aziendali questi aspetti e di avere lo strumentario normativo che permette di farlo. Grazie. Michela Vescia. Sì, io cogliendo uno spunto che ho sentito stamattina, credo che sia molto importante lavorare anche dall'altro versante, cioè all'interno della pubblica amministrazione, perché in varie occasioni noi ci siamo confrontati con un clima che potrei anche definire di ostilità nei confronti di questi strumenti, e credo che sia un'ostilità dettata soprattutto dal senso di inadeguatezza che le persone che se ne devono occupare provano e quindi che genera grande frustrazione. E quindi l'apertura a forme di consulenza in favore della pubblica amministrazione può essere sicuramente un volano per l'utilizzo maggiore di questi strumenti e quindi un beneficio sia per l'azienda che per le pubbliche amministrazioni. Eh sì, perché in fondo in molti casi le amministrazioni pubbliche, questo non accade solo in Italia, però diciamo sono costruite con un convincimento autogenerato di disporre di tutti gli strumenti e anzi di doversi in qualche modo difendere dalla sola idea di ricorrere a contributi esterni. E questo danno reale è solo pensarlo. Esattamente, un danno reale è solo pensarlo. In qualche modo è un approccio che discende dalle amministrazioni dello Stato più antiche, per esempio quelle di carattere militare, che hanno nella totale autosufficienza della propria organizzazione uno dei capisaldi intellettuali oltre che organizzativi. Sì, è stato evocato anche stamattina il tema delle avvocature all'interno degli enti pubblici. Io mi pregio di avere la fortuna di essere iscritta all'albo speciale perché lavoro in un'azienda che è una ex municipalizzata, però è effettivamente un controsenso che i colleghi che fanno il mio stesso lavoro non abbiano questo cotè di poter essere ancora avvocati del libero foro.
Quindi è, però è un retaggio culturale di questo tipo. Anche questo è interessante. Giorgio, grazie. Giorgio Martellino. Allora, io qui volevo dire due cose a questo punto con un cappello diverso da General Accounts di Avio, perché in realtà sono anche il presidente di un'associazione che si chiama AITRA, sull'anticorruzione e la trasparenza. Bene. Quindi, ahimè, mi sono, come dire, dal mio osservatorio in questi anni ho avuto a che fare molto con la normativa sull'anticorruzione, con l'ANAC e quant'altro. E noi abbiamo sempre un po' denunciato proprio questo tema, cioè che c'era un po' una miopia col, diciamo, di interlocuzione con le istituzioni, no? Perché l'associazione chiaramente da questo punto di vista è un luogo neutro, come dire, più rilassato per affrontare certe dinamiche, però poi quando ci si presenta rispetto, e qui torniamo al tema del sistema paese, cioè l'interlocuzione anche con le autorità regolatorie, che è sempre visto con un atteggiamento un po' di sudditanza, no? Quindi cioè, il privato che va a parlare con l'autorità deve sempre avere un atteggiamento non di costruttivo, di collaborazione, ma di appunto sudditanza, di come dire, metus, di paura di qualche maniera di far vedere chissà che cosa. Allora, secondo me deve cambiare anche molto questo approccio, cioè non è detto che io come associazione vado a dire all'ANAC determinate cose e gli dico guarda qui forse è piano anticorruzione, se lo fa in questa maniera, se tu la trasparenza la interpreti così, blocchi le attività, perché io questo ricevevo dalla mia base associativa. Ma noi per fare questa cosa, quando si è parlato per esempio dell'applicazione dell'anticorruzione alle società in controllo pubblico, che non sono società e non sono pubbliche amministrazioni, per far capire ad ANAC la differenza tra una pubblica amministrazione e una società in controllo pubblico, cioè voluta l'idea di Dio, poi finalmente hanno deciso di fare delle linee guida specifiche sulle società in controllo pubblico. Però quindi secondo me quello che va auspicato in questi sensi, in questo senso, è che ci sia una maggiore ascolto degli stakeholders e delle autorità di controllo. Gli stakeholder sono anche le imprese, poi possono essere organizzate con associazioni o individualmente, però si approfitti di questa situazione, cioè anche quando si fa una normativa, si parla tanto di adesso la normativa sulle lobby e quant'altro, ma se non c'è un momento di consultazione degli stakeholder, dei cosiddetti consulenti, ma come si fa a capire l'impatto di una normativa sul funzionamento operativo poi di un'amministrazione pubblica o di una società? Questa attività si parla tanto degli impatti delle normative, no? Si fa la valutazione dell'impatto economico, ma si faccia anche un altro tipo di valutazione dell'impatto operativo pratico, questo non lo fa nessuno. E questo in Italia, questo secondo me andrebbe fatto. Cosa? Sulla questione che hai citato della trasparenza sulle società a capitale pubblico, noi abbiamo uno strumento quotato, un bond quotato, e quindi non siamo soggetti, e glielo abbiamo detto, e loro ci hanno risposto con una lettera dicendo sappiamo che non siete soggetti per normativa, però noi vorremmo che voi vi sentiste lo stesso soggetto, vedete come vi dovete mettere. Ma deve proprio esserci un cambio di paradigma, è proprio, deve cambiare il paradigma. Oggi noi abbiamo un codice dei contratti pubblici che parte dal paradigma di una contrapposizione tra il pubblico e il privato, dove il pubblico è guardingo, invece che il nuovo codice degli appalti sia un nuovo codice dove cambia proprio il paradigma tra pubblico e privato, speriamo.